una flash, posso? Allora, oggi ho sentito parlare di, io aggiungerei un finalmente, soprattutto di cose fatte e di cose da fare. Questo, se non vorrei sbagliarmi, vista l'età, questo è il terzo annuncio definitivo di appoggio alla sua candidatura, signor Sindaco. Terzo, Forza Italia. Vabbè, chiedo scusa, ma forse l'avevo considerato un minus, ma politicamente tutto è importante, chiedo scusa. Forza Italia, UDC, Lega con Salvini prima e oggi con lo staff locale, con la dirigenza locale e Fratelli d'Italia. Una domanda, visto che ha parlato di cose fatte da fare, così, più che una domanda è una richiesta, cesserà questo continuo stillicidio su civico, non civico, centrodestra civico, sindaco civico del centrodestra, perché noi generalmente scriviamo candidato civico del centrodestra. A noi sembra la dizione più corretta. È sbagliata questa dizione o vale quella del centrodestra civico? Perché con tutto il rispetto per i partiti, io vorrei che tornassero i partiti, da questo punto di vista, perlomeno a livello nazionale, perché è una decadenza della politica, l'assenza dei partiti. Questa polemica, che secondo me non interessa neanche molto agli elettori, possiamo chiamarlo definitivamente candidato civico del centrodestra oppure c'è questa confusione di centrodestra civico? Perché no, il centrodestra è formato da un progetto civico che è partito nel 2018, che vede me... Sì, ma io non parlo del passato, parlo di adesso. No, ma in realtà è la continuità di quel progetto che parte dal 2018 e che vuole arrivare a un obiettivo 2020. Ma il centrodestra dei partiti è civico o è dei partiti? Non è offensivo, è elogiativo, eh? No, c'è un civico che si candida, che ha deciso di stare fuori dai partiti, che è di area, mi riconosco ovviamente. Sì, ma ci mancherebbe. Anche per la mia storia personale, insomma, ho fatto parte dei partiti fino al 2013. Allora ci fu quella fusione tra Alleanza Nazionale e Forza Italia, un po' calata dall'alto, se vi ricordate, da una notte all'altra, e siccome non mi trovavo a mio agio ho deciso di fare un percorso alternativo e fu quello appunto il progetto civico che poi è partito molto lentamente nel 2013. È arrivato al 2018, io sono un candidato civico appoggiato dai partiti. Ma la possiamo chiamare candidato civico del centrodestra? Perché mi sembra un errore di grammatica, non lo so. Prego. Sicuramente lei ha ragione, però secondo me il cittadino normale fa confusione su questa cosa. Sì, non gli frega niente. Questa cosa le dico, il centrodestra a Vicenza appoggia Francesco Rucchi. Ma infatti io ero per la semplificazione, non per la complicazione. Grazie.